Siamo col sindaco Peppe Pugliese al comune di Monte dei Pioci. Allora, sindaco, in queste ore si sta svolgendo proprio qui nel municipio un concorso. E di che si tratta? Allora, sono in corso dei concorsi, perdonate il gioco di parole, per accedere al comune di Monte di Procida e lavorare col comune di Monte di Procida. Sono estremamente soddisfatto ed orgoglioso. Sono diverse posizioni. Allora, 4 per C amministrativo, un D amministrativo, un D per la Polizia Municipale, un C per la Polizia Municipale e questi tutti a tempo indeterminato, più 10 agenti di Polizia Municipale di categoria C a tempo determinato per sostenerci per MDP 2023. Quindi tante posizioni, veramente tante posizioni. E faccio un augurio a tutti coloro che stanno collaborando. Noi in questo caso ci siamo rivolti ad ASMEL e quindi che ci dà la possibilità di utilizzare le loro sostanzialmente, semplificherò i termini della questione, di utilizzare le loro graduatorie e poter in maniera molto più snella e veloce procedere con le assunzioni. Tant'è vero, voglio specificare che noi stiamo facendo riferimento ancora alle assunzioni per il 2022, per il nostro fabbisogno 2022. Il 2023 ancora non è in gioco, perché nel 2023 faremo ancora tante altre assunzioni. Quindi finalmente il legislatore ha sbloccato la possibilità di assumere per i comuni e questo è un consiglio che mi sento di dare anche a tanti giovani montesi. Mi sento di dare questo consiglio a tutti i giovani di Monte di Procida e non solo, ce ne sono diversi nelle graduatorie, ci sono tanti montesi, tanti flegrei, mi riferiscono gli uffici, ma in ogni caso questo è un momento in cui finalmente per i comuni, come succede di solito in Italia, o è tutto o è niente, dopo tanti anni di porte chiuse ai comuni per scelte di carattere del legislatore nazionale, finalmente le porte sono state aperte nei comuni piccoli come il nostro, ma anche in grandi comuni come quello di Napoli, di Pozzuoli e quant'altro. Quindi vi invito, chi ha una buona formazione, questo è il momento giusto per provare i concorsi, quindi o attraverso ASME, o le chiamate dirette dei comuni, ma è un momento di mettervi in gioco, quindi vi invito da questo punto di vista, giovani e meno giovani, a mettervi in gioco perché i comuni adesso possono diventare una concreta possibilità di lavoro. E colgo l'occasione, Paco, anche per ringraziare tutta la struttura comunale, a partire dal segretario comunale, la responsabile del personale, la dottoressa Concetta Ascotto, i vari funzionari dei vari uffici, il comandante facente funzione, Nislao della Ragione, il dottor Pugliese, l'ufficio tecnico, l'architetto Bartolo, l'architetto Bibbiana Schiano di Cola, tutti quanti, il dottor Padovano, tutti quanti stanno dando un contributo importante per queste assunzioni, così come Anti Moscotto, lo stesso Mario Scamardella. È stato fatto veramente un lavoro di squadra e di sinergia. Ho visto stamattina si è provveduto anche con un parcheggio alternativo perché dovremmo far fronte all'arrivo di decine e decine di persone. Pensate che credo che come richieste di partecipazione ne sono arrivate ben più di 1.000, quindi faremo fronte all'arrivo di tantissime persone e quindi hanno creato gli uffici, e ho citato i responsabili, ma anche tutti i loro collaboratori, un sistema a guardare stamattina molto efficiente di accoglienza e di ascolto poi dei candidati. Veramente a loro vanno i miei più sinceri complimenti.